Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura parliamo di sanità, deficit finanziario e regali alle cliniche private. È per questo che il tavolo di monitoraggio ministeriale ha bocciato la sanità abruzzese, sotto accusa la Giunta Marsilio che rischia di far retrocedere l'Abruzzo al periodo precedente l'inchiesta Sanitopoli e di incorrere anche in sanzioni previste dalla legge. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Il Ministero ha bocciato la sanità abruzzese. È durissimo il verbale del tavolo di monitoraggio di fine novembre scorso, trasmesso poi al Dipartimento regionale Sanità. Troppi regali alle cliniche private da parte della Giunta Marsilio. E questo è il primo giudizio da parte del tavolo. Con il governo di centrodestra, infatti, le cliniche non sono più obbligate a fornire dati giornalieri sul numero di ricoveri e dimissioni dei pazienti, e questo a danno della trasparenza. Inoltre, mentre la precedente legge, scritta da Alfonso e Paolucci, consentiva ai privati un'oscillabilità mensile del fatturato del 10% o del 30% a condizione che non sforasse il tetto massimo annuale, con la Giunta Marsilio la soglia si alza al 20%, senza l'obbligo di giustificare le spese. Il tavolo di monitoraggio chiede quindi con fermezza l'eliminazione dell'utilizzo flessibile dei posti letto e dell'oscillabilità mensile a vantaggio dei privati. La Regione deve programmare la propria produzione sulla base dei fabbisogni di salute, con la programmazione dei ricoveri, si legge nel verbale, e non lasciare alla struttura privata accreditata la facoltà di operare in deroga. La preoccupazione ministeriale è quella che si stia costruendo un humus simile a quello precedente lo scandalo Sanitopoli, che portò alla condanna definitiva dell'ex governatore Ottaviano Del Turco. Ma non finisce qui. Altro macigno sulla sanità abruzzese è la questione finanziaria. Il tavolo evidenzia un buco di 34 milioni nel secondo trimestre nel 2019 e 57 nel terzo trimestre. E questo nonostante il premio di 30 milioni da parte del Fondo Sanitario Nazionale, attribuito alla precedente giunta per aver sanato gli adempimenti del 2017. Quota premiale che non sarà riconfermata, benché la verifica per il 2018 sia ancora in atto. Situazione ulteriormente aggravata dal taglio di 75 milioni del piano operativo sanitario. Non è chiaro quindi dove saranno reperiti i fondi per riparare al deficit. Se il disavanzo non sarà coperto, arriveranno le more e la Regione dovrà pagare anche le sanzioni di legge. Nonostante il giudizio del tavolo di monitoraggio sia netto, la Regione fa orecchie da mercante. Per l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, dal monitoraggio si può trarre un confronto produttivo, mentre per l'assessore alle attività produttive Mauro Febbo, dal verbale emerge che è responsabile del disastro il governo precedente. Oltre al disavanzo molto pesante, si cita in modo espresso la genericità estrema, queste le parole dei tecnici della programmazione sanitaria, sia della rete ospedaliera sia del piano sanitario, oltre a non saper più nulla del piano degli investimenti. Deludente ed è molto grave quello che sta appunto portando avanti nella sanità, che sta gettando nel caos. Voltiamo pagina. Il vice ministro dell'istruzione Anna Ascani oggi a Pescara ha incontrato gli studenti dell'Istituto Volta per inaugurare il Future Lab, un polo formativo per il personale scolastico costituito nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. Non poteva mancare anche un accenno alla vittoria del centrosinistra e del Partito Democratico nelle regionali della Emilia-Romagna. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Vice ministro dell'istruzione oggi a Pescara per visitare alcune scuole, per vedere anche cosa si fa in queste scuole anche all'avanguardia nel nostro paese. È per segnare il fatto che non c'è nessun futuro senza memoria, qui inauguriamo uno spazio del futuro per il futuro dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, ma il giorno della memoria, il giorno in cui si ricorda che quello che è stato per una ragione, perché non sia più bisogna che i nostri ragazzi siano consapevoli, quindi un giorno importante per essere qui. Un giorno importante, il giorno della memoria oggi è importante soprattutto per i giovani, far sì che non si dimentichi quello che è accaduto. Che non sia un ricordo solo freddo di avvenimenti distanti, non sono distanti, sono incisi sulla nostra pelle, e perché la memoria sia condivisa bisogna che si parta dai ragazzi e dalle ragazze, dal fatto che conoscano quello che è stato, appunto perché non accada più. Poche ore fa ci sono state le elezioni in Emilia-Romagna, è arrivato un risultato entusiasmante, possiamo dire così, per il Partito Democratico e per il centro-sinistra. Un suo commento. Beh, diciamo che il fatto che sono senza voce dopo la nottata che abbiamo passato non è un caso,
Scherzi a parte, siamo molto soddisfatti, ha vinto la buona politica, ha vinto il linguaggio delle persone concrete, abbiamo battuto il linguaggio dell'odio, di chi vuole dividere e incattivire il paese. È un punto di partenza, io credo che di qui in avanti molte cose cambieranno. Salvini si può battere, Salvini è stato battuto. Cosa può cambiare questo risultato in chiave positiva anche per il governo? Soprattutto l'agenda. Secondo me noi dobbiamo cominciare a rimettere al centro i temi fondamentali che interessano al paese, naturalmente lo dico con un po' di conflitto di interessi, prima di tutto la scuola. Credo che questo risultato cambierà soprattutto l'agenda di governo. E allora lo abbiamo sentito anche dalle parole del vice ministro Ascani, oggi giornata del ricordo delle vittime dell'Olocausto. Andiamo a Penne, dove l'intero consiglio comunale ha conferito all'unanimità la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, superstite del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Nei giorni scorsi il sindaco Mario Semproni ha inviato una lettera alla senatrice affinché possa di persona intervenire a Penne. Vediamo il servizio di Vestina News. Conferita da parte del Consiglio Comunale di Penne in occasione della giornata della memoria, la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, ritenuta dal gruppo di centrosinistra Penne Vale emblema di pace e di cultura, nonché vigile sentinella contro tutte le forme di discriminazione, ingiustizia, odio, violenza e indifferenza. Beh, intanto ringrazio tutti i gruppi consigliari che insieme a me hanno condiviso questa nostra richiesta, perché promossa già da novembre scorso abbiamo pensato proprio di condividerla in questa giornata particolare, il 27 di gennaio, giornata della memoria istituita già da qualche anno, quindi ci fa particolarmente onore ed è stato anche emozionante averlo condiviso soprattutto con le scuole. Tanti comuni l'hanno già fatto in passato, noi oggi l'abbiamo voluto fare in questa giornata particolare, sono particolarmente fiero per aver fatto noi la richiesta, per averla fatta condividere anche a tutto il Consiglio Comunale. A questo punto tutta la città di Penne ne può essere onorata. La cittadinanza, votata all'unanimità dall'intera assise comunale, è in linea con il dettato dello Statuto Comunale di Penne, che ripudia ogni forma di discriminazione, odio e violenza. Infatti per questo alla città di Penne nel 2006 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile per le sofferenze, le distruzioni e le vittime provocate dall'ultimo conflitto mondiale. E quando una cosa si dimentica, si rischia di ripeterla. In questo caso si ripeterebbe un grave errore, che è stato quello di eliminare persone che tra l'altro erano persone inermi. Noi siamo fieri di aver dato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, perché è veramente un monumento, un pilastro di quegli eventi drammatici che non dobbiamo e non possiamo dimenticare. Voltiamo pagina, quarta settimana di cassa integrazione alla Sevel di Atessa, fabbrica dove si produce il furgone Ducato, cassa che a partire da oggi terminerà domenica 2 febbraio. La procura di Lanciano non ha ancora disposto il dissequestro dell'Ute 1 di Lastratura, luogo dell'incidente mortale avvenuto il 3 di gennaio scorso. I sindacati fanno pressione e dicono contratti sospesi nelle aziende dell'indotto. Vediamo il servizio. Ancora una settimana di cassa integrazione ordinaria parziale nella fabbrica del Ducato, da lunedì 27 gennaio fino a domenica 2 febbraio. Lo ha comunicato la Sevel al comitato esecutivo riunito nel sito produttivo ad Atessa. Il provvedimento si rende necessario a seguito del mancato dissequestro della Ute 1 di Lastratura, dove il 3 gennaio scorso perse la vita il giovane manutentore Cristian Terilli, dipendente di Sinergia. Confermate le modalità di provvedimento, che riguarda 700 operai delle parti di lastratura, verniciatura e montaggio, oltre ai trasfertisti che continuano a rimanere nelle rispettive fabbriche di provenienza oltre regione. I due consulenti della procura di Lanciano hanno terminato giovedì pomeriggio i sopralluoghi alla Ute 1, dove un castelletto di traslazione precipitò improvvisamente addosso al manutentore, schiacciandogli il torace. I periti dovranno chiarire le cause dell'incidente mortale, per il quale la procura indaga per omicidio colposo i responsabili legali e della sicurezza di Sevel, Comau, FCA e Sinergia.
Dalla ripresa del lavoro in fabbrica, dopo la pausa natalizia, si producono 300 furgoni in meno al giorno sui 1200 di routine, un danno economico per tutto il sistema automotive che ruota attorno alla fabbrica dei record, lamentano i segretari dei sindacati FIM e WILM, che chiedono al più presto il dissequestro dell'impianto. Le aziende di componentistica pronte ad incrementare il personale per adeguarsi ai 17 turni di Sevel, spiegano Domenico Bologna e Nicola Manzi, hanno dovuto sospendere i contratti. Un danno non solo economico, ma con un'ampia ripercussione sociale per le famiglie del territorio. Andiamo a Teramo. Dopo la protesta in piazza da parte dell'UDU, l'Unione Studenti Universitari, il Comune ha concesso di raddoppiare le corse degli autobus che collegano la città alla sede dell'Università a Colle Parco. Arrivano invece lamentele dalla consulta provinciale degli studenti nei confronti della TUA, che non garantirebbe un trasporto pubblico efficiente nei poli scolastici di Roseto ed Atri. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Tra gli ultimi atti della giunta comunale di Teramo, azzerata qualche giorno fa dal sindaco Gianguido D'Alberto, c'è la delibera tanto attesa dagli studenti, soprattutto universitari, che raddoppia le linee urbane 6 e 7 durante gli orari di punta. Il comune spenderà così un'ulteriore somma di 23.000 euro nel 2020 per migliorare il collegamento tra Teramo città e Colle Parco, sede dell'Ateneo Teramano. È difficile pronosticare se il provvedimento sarà sufficiente a risolvere definitivamente le problematiche del tratto in questione, ma sicuramente la volontà di investire sul trasporto pubblico e sugli studenti ha fatto esultare l'Unione Universitaria Studentesca Teramana, che recentemente era scesa in piazza con una protesta eclatante. Un confronto duro con l'ex assessore Stefania Di Padova, che ha portato all'introduzione di 8 corse bis rispetto a quelle già presenti sulle linee 6 e 7. Era importante dare un segnale forte alle istituzioni e alla città, dichiara Denis Di Gennaro, coordinatore UDU Teramo. Da anni denunciavamo l'indecorosa situazione che si trova a vivere chi deve compiere il tratto Teramo Centro-Università. Inaccettabile per chi deve fare dell'università il proprio valore aggiunto. Quella di oggi, conclude Di Gennaro, è la vittoria non solo dell'UDU, ma di ogni studente dell'Unite. E mentre a Teramo l'UDU ha raggiunto un risultato soddisfacente, arriva invece una nota dolente da parte della consulta provinciale degli studenti. Il tavolo da loro convocato per discutere il problema del servizio di trasporto pubblico nei poli scolastici di Roseto e Atri e che coinvolge i comuni di Mociano Sant'Angelo, Pineto, Alba Adriatica e Silvi, è stato disertato dalla TUA SPA, Società Unica Abruzzese di Trasporto. La giunta esecutiva, in accordo con i rappresentanti delle scuole coinvolte, annuncia che in caso di ulteriore disinteresse da parte di TUA sarà pronta a mobilitarsi per trovare le giuste soluzioni. Voltiamo pagina. È fuorviante parlare di ampliamento quando si tratta di un vero e proprio raddoppio della discarica di Cerratina. A denunciarlo sono alcuni imprenditori che contestano il progetto portato avanti da Ecolan. Vediamo il servizio. Non un ampliamento, ma un vero e proprio raddoppio che darà vita di fatto ad una nuova discarica. Così nella sede di Confindustria a Mozzagrogna, un gruppo di imprenditori che opera nella zona industriale di Cerratina definisce l'ipotesi di nuova perimetrazione della discarica consortile presentata all'ultima assemblea dei sindaci soci dal presidente di Ecolan. La contestazione viene rappresentata tecnicamente alla folta platea di amministratori locali e cittadini dall'avvocato marchigiano Leonardo Filippucci, quale esperto del settore. La decina di aziende che contesta l'iniziativa è guidata da Adelio Cianfrone, titolare dell'albergo Castel di Septe. Ci sono poi alcune imprese automotive, Pierburg, Compi, Baumark, Cam, Icom e l'industria agroalimentare Cinquina. Tutti lamentano l'odore pungente che prende la gola. Un raddoppio dell'impianto di Cerratina condannerebbe quindi le attività alla chiusura o alla delocalizzazione. Il territorio è già interessato da un impatto ambientale, dice il consulente legale, con le vecchie discariche di SEMATAF. Non si tratta in realtà di un progetto di ampliamento, spiega l'esperto. Qui parliamo di impegnare un'area di 20 ettari limitrofa alla discarica esistente, ma su un'area distinta e maggiore di quella attuale. Parlare di ampliamento è fuorviante. Un progetto che può anche vedere centinaia di migliaia di metri cubi. Quindi la prima valutazione è che non si tratta in realtà di un semplice progetto di ampliamento come ce ne sono stati magari fino ad oggi,
Fino ad oggi, anche in tempi recenti, ci sono stati, e poi lo vedremo, delle autorizzazioni per dei sopralzi della discarica esistente. Qui parliamo di impegnare un'area di 20 ettari, limitrofa per carità alla discarica attualmente esistente, ma su un'area distinta rispetto a quella attuale. La cronaca: il vice parroco di Pettino è stato aggredito da un uomo a Fontecchio che lo accusava di essere, pensate un po', l'amante della moglie. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Una brutta disavventura per il vice parroco di Pettino della parrocchia di San Francesco d'Assisi, Pino del Vecchio. 40 minuti di terrore per il giovane vice parroco. Il sacerdote, che è economo diocesano della Curia Aquilana, è stato sequestrato, picchiato e aggredito da uno sconosciuto che più volte lo ha minacciato di morte prima di riuscire a fuggire e denunciare l'accaduto ai carabinieri, che però lo avrebbero già identificato, anche grazie alla targa fornita dal vice parroco. Sarebbe un uomo di Fontecchio. Alla base del gesto la convinzione da parte dell'uomo che il sacerdote, molto conosciuto e stimato, fosse l'amante della moglie, tant'è che lo aveva pure accusato di essere appena uscito dalla sua casa. I militari stanno indagando per verificare tutto il racconto. Fatti gravi che si sono verificati ieri sera intorno alle 19, fuori dal centro abitato del comune di Fontecchia, a una trentina di chilometri dall'Aquila. Il vice parroco stava raggiungendo i frati nel convento di San Francesco che lo attendevano e con la macchina stava procedendo in direzione Castelvecchio su Bequo, quando è stato prima affiancato da un'altra auto e poi costretto a fermarsi e scendere da un uomo in evidente stato di alterazione. Lo avrebbe accusato sostanzialmente di essere l'amante della moglie, di essere appena uscito dalla sua abitazione. Don Pino ha pure provato a dire che si trattava di uno scambio di persona, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo gli ha tolto il cellulare, controllato minuziosamente, e poi lo avrebbe preso a pugni. Il parroco, dopo 40 minuti, è riuscito a liberarsi e a riprendere il telefono e così è riuscito ad allertare i carabinieri della stazione di Fontecchio e il 118, a sporto regolare denuncia ai carabinieri di Sulmona e gli sono state curate le ferite in ospedale giudicabili in 5 giorni. Nessuno però, con le auto vedendo la scena, si è fermato. E siamo così arrivati alla pagina dello sport. Partiamo dal calcio di Serie B. Dopo la rigenerante vittoria in casa del Pordenone e in vista della prossima gara contro il Cosenza di lunedì, in casa Pescara i fari sono puntati sul mercato che chiuderà venerdì alle ore 20. Prosegue la ricerca di un centravanti. Operazioni in uscita possono interessare Ciofani e Castrati, vicini al Bari e al Trapani rispettivamente. In entrata si valuta il ritorno del Jolly difensivo Pucino dall'Ascoli. Intanto si gode il momento il giovane difensore Gabriele Zappa, che sabato ha segnato il primo gol tra i professionisti. Vediamo il servizio. Il primo gol con la maglia del Pescara ha sempre un sapore particolare. Raccontiamo quello che è successo nell'occasione del gol dell'1-0. Sicuramente sono contentissimo per il primo gol con questa maglia e lo dedico alla mia ragazza e a mia mamma, che è anche alla mia famiglia, che è venuta fino a qua per vedermi. E sono contento perché appunto è una grande gioia, soprattutto anche per il risultato, per la vittoria. Hai creduto in quell'occasione, c'è stato quell'ottimo pallone che ti ha passato Maniero, sei riuscito anche a superare il difensore del Pordenone a mettere il pallone in rete. Sì, ho visto lo spazio e poi Pippo Maniero è stato molto bravo a darmi quella palla in profondità e ho cercato di mettere tra virgolette il fisico per spostare il difensore e poi sono riuscito a fare gol. Dopo il tuo gol tutti sotto la panchina a festeggiare con i compagni della panchina e anche con il tecnico Le Grottaglie. Cosa ha portato Le Grottaglie in questi ultimi giorni prima della partita col Pordenone? Sì, è stato bello esultare con tutta la panchina, si vede che comunque siamo un bel gruppo. Ah, il mister è stato bravo con le parole a darci forza e lui l'ha detto fin da subito che ci credeva e appunto ha detto andiamo a vincere a Pordenone e così è stato, siamo stati bravi. Prima sconfitta del 2020 per il Teramo, che cade a Castellammare di Stabia per mano della Cavese per 1-0. Decisiva la rete di Matino nella ripresa, si ferma il momento del Teramo che arrivava da 3 vittorie e 5 risultati utili consecutivi. Il servizio è di Ania Cantagalli.
Si interrompe al Menti di Castellammare di Stabia la striscia di 5 risultati utili per il Teramo, condita dalle ultime 3 vittorie consecutive. Un gol di Matino condanna infatti i biancorossi, che incappano ancora una volta in un KO in trasferta, prima sconfitta del girone di ritorno. È una gara che non offre molte emozioni, ma si giocherà comunque sempre a buoni ritmi. Campilongo imita Tedino, piazzando Boulevard, un centrocampista, accanto a Germinale in attacco. L'ex Pescara e Teramo sarà importante sia in fase di possesso che in quella di non possesso, andando a disturbare i portatori di palla. La prima occasione degna di nota arriva al 17esimo, quando D'Andrea si fa trovare pronto su un angolo battuto da Costa Ferreira. Teramo, con in campo da subito i baby Santoro, Vieri e Piacentini, ha qualche difficoltà di manovra, con la Cavese che al 20esimo vede Germinale girare sul fondo un cross dalla destra. Al 26esimo Sainz Maza prova a sorprendere Tomei con un pallonetto che si spegne alto sulla traversa, mentre qualche minuto dopo è Marzorati ad avere una mezza occasione per i padroni di casa. Più evidente la situazione al 42esimo. Di Roberto, lanciato da Sainz Maza, si vede annullare un gol per una presunta posizione di fuorigioco. 2 minuti dopo è clamoroso l'occasione che capita a Matera. Da un cross in area ribattuto da Soprano, il centrocampista ha il tempo di piazzare, ma spara quasi addosso a Tomei, molto bravo comunque di riflesso ad allontanare il pericolo. Arrigoni prende il posto di Viero ad inizio ripresa, un po' probabilmente per l'ammonizione, un po' anche per qualche difficoltà incontrata dall'ex Sassuolo. Il Teramo si fa vedere prima dalla distanza con Tentardini e poi con una punizione di Bombaggi che D'Andrea allontana. Il gol dei Blufonse però gela i biancorossi. Dagli sviluppi di un corner la Cavese gioca bene sulla fascia e Di Roberto piazza un cross in mezzo che Matino incorna per il vantaggio dei padroni di casa. Poco dopo Tomei è ancora bravo a chiudere su Sainz Maza, che approfitta per lanciarsi dopo uno scontro tra Cancellotti e Piacentini. Proprio quest'ultimo, dopo la botta in testa, lascia il campo a Cristini. L'unica vera risposta del Teramo è quella che capita a Bombaggi, che coglie il palo a giro di destro. Tedino prova a cambiare qualcosa inserendo anche Mungo, Birligia e Kappa, ma la pressione biancorossa non si traduce in reali occasioni. Domenica prossima il Diavolo proverà a riscattarsi ospitando il Rende Albonolis. Lasciamo i professionisti, andiamo in Serie D, derby tutt'altro che frizzante, quello dei Marsi fra Avezzano e Notaresco, finito in parità 1-1. I padroni di casa si fanno preferire ma sono sterili in avanti e la capolista porta a casa un risultato utile dopo una prestazione opaca. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Più Avezzano che Notaresco, e questa è l'estrema sintesi del derby del De Marsi, che finisce in parità 1-1, primo tempo equilibrato, il secondo di decisa marca bianco-verde, ma la squadra del patron Gianni Paris continua a pagare i problemi in zona gol. Gara sottotono per la capolista, che ha di che consolarsi per i pareggi di Recanatese e Cattolica. I tifosi di casa spronano la squadra, meritateci è lo striscione degli ultras. Nell'Avezzano torna in panchina il tecnico Meco Monaco dopo 2 turni di squalifica, ma deve rinunciare agli appiedati Fanti, Masini, Magri e Agate. Subito in campo i due freschi innesti, il portiere Patania, ex Vastese, e il centrocampista Coppola, debutto rinviato per l'attaccante romeno Ciolacu. 4-2-3-1 con Di Curzio centravanti. Nel Notaresco, seguito da 150 tifosi, squalificati Sansovini e Mele, fuori gli acciaccati Marcelli e Fagioli, Vagnoni ritrova in difesa Pomante, unica novità rispetto all'11 vincente Diesi. Si parte a ritmi decisamente bassi, timide proteste dei padroni di casa per il contatto di Stefano Di Curzio al secondo minuto, ma la realtà è che i due portieri sono spettatori non paganti nella prima mezz'ora. Per la prima vera emozione bisogna attendere il 32esimo con la potente discesa di Stivaletta. Patania respinge il cross, Romano raccoglie, controlla e conclude, ma l'estremo marsicano si riposiziona e sventa. Invece alla prima opportunità a passare l'Avezzano al 36esimo sugli sviluppi di un calcio piazzato e al culmine di un vero e proprio tiro al bersaglio. Scotti si oppone alla grande a Brunetti, Siracusa e Manuel Cancelli, ma nulla può sul quarto tentativo ancora di Brunetti. Avezzano in vantaggio col primo gol del suo difensore centrale, ma la gioia dei tifosi di casa dura neanche 5 minuti, perché al 41esimo Di Stefano fa partire un traversone forte e teso sul secondo palo, puntuale la vole mancina di Niccolò Cancelli, palo rete che vale l'1-1, che è anche la seconda marcatura in campionato dopo l'Eurogol col Chieti. Ad inizio di ripresa subito pericoloso l'Avezzano in due circostanze. Nei primi 2 minuti, prima la volata di Manuel Cancelli, il cui sinistro toccato da Ghiani va fuori a fil di palo, e sugli sviluppi del successivo corner Brunetti va vicino alla personale doppietta. Ancora Avezzano al 9° palla in verticale di Coppa.
trappola per Di Curzio che in corsa, pressato da Pomante, spara fuori. Stesso epilogo per il sinistro di Di Giacomo, imbeccato da Kras al 15esimo. Rabbeni ruba palla a Di Stefano, avanza, converge, ma anche questa conclusione è imprecisa. Un minuto dopo Rabbeni scarica per Manuel Cancelli, destro potente ma alto. Buonavezzano ma poco cattivo e convinto in zona gol. Vagnoni vede che qualcosa non va, inserisce Raffaello per Stivaletta. Il neo entrato ha subito un discreto pallone recapitato da Liguori, ma lo sciupa. La gara si reincanala sui binari del perfetto equilibrio al netto della girandola di cambi e non accade più nulla fino al 40esimo. Spunto di un ottimo Manuel Cancelli e autopalo di Salvatori. L'Avezzano ci crede di più e nel terzo dei 4 minuti di recupero all'ultima chance, ma Scotti abbassa la sala cinesca e salva un punto che è prezioso per la prima della classe e che invece fa poca classifica per la squadra marsicana che resta a più uno sulla zona retrocessioni. Nuovo stop per la Vastese, basta un gol di bontà al Campobasso per espugnare l'Aragona. I padroni di casa non è stato sufficiente giocare circa un'ora in superiorità numerica per evitare di capitolare. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. La Vastese non riesce ad invertire il momento negativo del mese di gennaio e deve inchinarsi, anche se di misura, anche al Campobasso, squadra che con la vittoria di oggi si candida insieme a Notaresco e Matelica alla vittoria del campionato. Mister Amelia torna sui suoi passi dopo la volontà di dimettersi alla fine della gara contro il Fiuggi e deve fare di necessità virtù visto il pienone in infermeria. L'ultimo in ordine di tempo, il portiere Bardini, infortunatosi durante la rifinitura di ieri. 4-3-1-2 per il mister Romano che ritrova Di Filippo al centro della difesa, a centro campo Pizzutelli con Bardini e Francesco Esposito a far coppia con l'altro Esposito, Vittorio Cealonzi, fuori Dos Santos e Palumbo per scelta tecnica. Tutt'altra area in casa Campobasso che si presenta all'Aragona come squadra più in forma del momento, la compagine molisana che in campionato non perde dal 20 ottobre scorso. Tutti a disposizione di mister Cudini, il quale ritrova lo squalificato Brenci subito titolare in mediana. In difesa ci sono Menna e Dalmazzi, in avanti il trio Cogliati, Alessandro e Zammarchi. Vastese è molto aggressiva in questo avvio di gara, brava a non far ragionare i rossoblu molisani che comunque creano il primo pericolo della gara al 16esimo minuto quando Bontà va in aria per raccogliere il cross telecomandato di Van Zan, ma il colpo di testa si spegne sopra la trasversale della porta difesa da Di Rienzo e il preludio al vantaggio molisano che arriva 2 minuti più tardi. Apertura panoramica di Alessandro che vede l'inserimento dalle retrovie di Bontà. Il centrocampista è bravo ad orientare il controllo e a trafiggere a mezza altezza il portiere Di Rienzo in uscita, messo fuori causa da una leggera deviazione. Ma quest'oggi la Vastese sembra avere benzina nelle gambe e si riversa da subito in avanti alla ricerca del pareggio. Al 24esimo tocca a Bardini provarci da ottima posizione, ma il giovane biancorosso non colpisce benissimo buttando alle ortiche un'ottima occasione. Poi sul rimpallo fallo di mani di Alonzi. Marco Amelia dalla panchina incita i suoi chiedendo soprattutto lucidità, cosa che oggi i suoi ragazzi sembrano avere, visto che al 26esimo si fanno vedere ancora in avanti. Punizione della tre quarti con Pompei al centro dell'area di rigore che salta più in alto di tutti, ma per una questione di centimetri si vede scavalcare dalla sfera. Un giro di lancette e la Vastese il gol del pareggio lo trova con Giorgi che in acrobazia realizza una rete strepitosa, ma la gioia del gol resta strozzata in gola ai tifosi di casa con il primo assistente ad indicare il fuorigioco del giocatore aragonese. Il Campobasso fa difficoltà a venire fuori in questa fase di gara con le cose che peggiorano al 30esimo quando la squadra di Cudini resta in 10 uomini. Fallo di Martino che viene ammonito dal direttore di gara. Nell'occasione è volata anche qualche parolina di troppo e così Gandolfo di Bra tira fuori il secondo giallo con il terzino che lascia i suoi in 10 uomini. Nella ripresa il risultato negativo e l'uomo in più impongono alla Vastese di provarci in tutti i modi, anche se gli attacchi dei giocatori di casa risultano sterili. La costante pressione apre alle ripartenze ospiti come al 14esimo quando da un errore in fase offensiva di Pollace Candellori si invola verso la porta con il tiro respinto in angolo dall'attento di Rienzo. Nella Vastese entrano anche Palumbo e Dos Santos a secco di gol da 6 giornate per dare più fantasia e peso alle avanzate degli aragonesi. I biancorossi si rivedono al 31esimo da calcio piazzato di Pizzutelli che chiama la respinta di pugno l'attento Raccichini. Le occasioni più pericolose nella ripresa continuano ad essere di marca molisana, come al 39esimo quando Van Zan, vera spinna nel fianco, si inserisce dalle retrovie calciando dal limite dell'area con la sfera che incoccia la traversa interna per poi rimbalzare in campo. Le speranze di rimonta della Vastese vedono affievolirsi al 44esimo quando Alonzi tocca il pallone
con la mano, doppia ammonizione per lui e partita che finisce anzitempo. L'ultimo ad arrendersi però è Vittorio Esposito, che prova il tiro a giro al 45esimo, ma la sfera non inquadra lo specchio della porta a sigillare la giornata no degli avanti biancorossi. Nel finale potrebbe arrotondare il campo basso, ma il portiere di Rianzo è bravo su Alessandro. Finisce così con la Vastese che lascia amaramente il campo tra i fischi dei tifosi, che per la prima volta contestano anche la società. Domenica prossima sfidano l'impossibile contro la San Giustese per risalire la china. Primo pareggio della gestione a Maulo, il Pineto non va oltre l'1-1 contro il Vasto Girardi, lude il gol di Festa nei primi minuti, ma la compagine molisana ciuffa il pari nel finale sfruttando la superiorità numerica generata dall'espulsione di Marianeschi. Il servizio è di Roberta Di Sante. Termina 1-1 tra Pineto e Vasto Girardi al Mariani Pavone. All'iniziale gol di Festa, replica nel finale l'argentino Migno con i biancazzurri che pagano l'espulsione di Marianeschi a inizio ripresa. Tante assenze per gli altomolisani, con Farina costretto a rinunciare a Petrone, De Vizi, a Corbo e al bomber Chiere Mateng. In avanti c'è Migno con Bruni in appoggio. Amaulo conferma il 4-2-3-1 inserendo Bianciardi in mediana e avanzando Camplone trequartista con Tomassini riferimento avanzato. Gli abruzzesi approcciano bene la gara. Al quinto Tomassini dalla destra apre per Alessandro, che tutto solo però non riesce a superare Caparro. All'11esimo bella azione dei padroni di casa, perfetto il taglio del giovane Festa che riceve da dietro e con un preciso diagonale scavalca Caparro e deposita in fondo al sacco la rete del vantaggio. La reazione dei molisani è sterile. Al 26esimo è ancora il Pineto a sfiorare il raddoppio. Punizione dalla sinistra di Marianeschi per la testa di Tomassini. Caparro si supera e alza in corner con l'ausilio della traversa. Il Vasto Girardi, fino a quel momento poco incisivo, si fa pericoloso allo scadere. Suggerimento in verticale per Migno al 44esimo, che si invola in area ma sbilanciato calibra male il pallonetto, che termina incredibilmente a lato sprecando una clamorosa occasione. In avvio di ripresa subito brutta tegola per i padroni di casa. Marianeschi commette una leggerezza in mediana, rimediando il secondo giallo di giornata e la conseguente espulsione, che costringe il Pineto in inferiorità numerica per tutta la ripresa. Una ripresa che per la prima mezz'ora regala pochissime emozioni, con il Pineto che si abbassa e il Vasto Girardi costretto a fare la partita. La difesa biancazzurra tiene e i molisani, non trovando spazi, si affidano ai tiri da fuori, come la conclusione dalla distanza di Fazio al minuto 21, che però non impensierisce Amadio. La gara si accende dopo la mezz'ora. Al 34esimo il Vasto Girardi sfiora il pari con un improvviso siluro di Bruni dalla sinistra, che centra il palo. Due minuti più tardi invece è Migno a portare apprensione in area, ma la girata è fuori. Quando ormai il Pineto sembra essere riuscito a difendere il vantaggio e con la difesa a 5 schierata dopo l'ingresso di Speranza, al 45esimo arriva il gol del pari. Cross di Fatone, la sponda e il colpo di testa vincente di Migno, che insacca il definitivo 1-1. In pieno recupero Pierpaoli potrebbe subito riportare in avanti il Pineto, ma la conclusione termina alta oltre la traversa. Sfuma così la vittoria per i biancazzurri, che comunque conservano la quinta piazza in vista della trasferta di Campobasso, mentre il Vasto Girardi dimostra, nonostante le assenze, di essere uno scoglio duro e di meritare l'attuale posizione di classifica. Questo era il nostro ultimo servizio, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo l'appuntamento alle 21 con Replay, la trasmissione su Pescara condotta da Enrico Rocchi. Se volete on demand trovate i nostri servizi su YouTube e sul sito www.tv6.it. A me non resta che augurarvi un buon proseguimento con i nostri programmi.